Il Fari, capogruppo Italia dei Valori, membro della Commissione Ambiente all'interno della Camera dei Deputati, presente qui alla manifestazione No al Carbone. Sì, questo No al Carbone vale qui come vale su tutto il territorio italiano. Noi ci dimentichiamo sempre che ci prendiamo degli impegni a livello internazionale di lotta al carbone, di abbattimento della CO2 e quindi di lotta a questo lotta climatica, questo surriscaldamento del globo, specialmente della terra, in territorio italiano. Vediamo anche gli effetti in questi giorni in Liguria, Toscana, Calabria l'anno scorso, 2 anni fa in Piemonte, insomma. E però ce ne dimentichiamo e seguiamo sempre delle lobby legate più agli interessi. E allora abbiamo fatto una battaglia come Italia dei Valori contro il nucleare, l'abbiamo vinta, gli italiani hanno dato un indirizzo ben preciso, è il momento di avere il coraggio di valorizzare al massimo le energie delle fonti rinnovabili, le energie che la terra ci dà, che sono esauribili e quindi bisogna usarle con parsimonia, non si può continuamente dare all'assalto, vale per il carbone ma vale per i minerali, vale quindi per una politica sui rifiuti di recupero. Se abbiamo il coraggio è il momento di fare il massimo sforzo con la ricerca, con le nostre università e valorizzare quel patrimonio di fonti rinnovabili che l'Italia ha e che fa parte anche della valorizzazione poi dei territori. In questo caso vogliamo puntare al turismo, è una delle politiche che deve rilanciare l'Europa, deve rilanciare l'Italia, deve rilanciare anche la Calabria e quindi è per questo motivo che l'Italia dei Valori è qui e continuerà a fare questo lavoro alla Camera e al Senato. Il governo deve fare prima di tutto un piano energetico nazionale. Consiglio regionale, Italia dei Valori si pregia di essere stata la prima forza a presentare una mozione motivata contro la costruzione di centrali a carbone sia in queste risaline che in tutto il territorio regionale, richiamando a decisioni già assunte ma soprattutto sostenendo che la Calabria ha un'altra prospettiva, ha un'altra potenzialità che non è certamente quella di consentire a delle lobby di saccheggiare in maniera definitiva un territorio che è stato per troppo tempo saccheggiato.